Domenica mattina si è tenuta la terza edizione della Run for Red Cross, Corri per la Croce Rossa, un percorso non competitivo di 10 km che ha visto la partecipazione di tantissime persone. Questo è un bel evento per la nostra città, va a sottolineare quanto la nostra città sia una città con una forte vocazione sportiva. L'anno scorso abbiamo ricevuto un riconoscimento di città della corsa e del cammino, questo è un evento di grande richiamo, significa che c'è grande sensibilità da parte dei nostri cittadini verso tutto l'operato di Croce Rossa e questo è un modo per dimostrarci vicino come città a Croce Rossa anche con questa iniziativa. Perché oggi Rotary è presente qui alla Run for Red Cross? Ma dunque, il Rotary è un'associazione che così, ha come scopo quello di servire al di sopra del proprio interesse personale con le nostre, diciamo, professionalità e competenze, e lo fa sia a livello locale, a livello diciamo, nazionale e a livello internazionale. E noi questa volta siamo qua come Rotary Pesaro Rossini proprio per aiutare, diciamo così, e promuovere quelli che sono i nostri valori del Rotary e in funzione anche della Croce Rossa. Siamo qui come partner della Croce Rossa con la quale stiamo realizzando diversi progetti e ne abbiamo anche poi altri che verranno realizzati successivamente e anche poi per promuovere logicamente i valori del Rotary, del nostro club. Ma voi chi siete? I clown di Croce Rossa. E che cosa fate oggi qui? Animiamo la festa. E camminiamo con loro. Ah, camminate con i bambini? I bambini, sì. Noi camminiamo con i bambini oggi. Cerchiamo di portare un sorriso camminando, no? Sicuramente con i vostri colori allegrerete la giornata, eh? Grazie, grazie. E abbiamo anche dei bellissimi nomi d'arte. Panda. E giù. Yaya. Yaya. Io sono Pisolo. Qui oggi alla Run for Red Cross c'è anche un senza giacca, ciao! Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Siamo qua oggi con Simone, il mio amico, che ci facciamo una bella corsa per la Croce Rossa, rappresentanza senza giacca. Siamo amatoriali, ci proviamo questa mattina, dai, più o meno un 50-55, Simo, stamattina. Sì, va bene, speriamo un po' meno, però dai, una sgambatina, via. Andiamo sotto i 50? Ci proviamo. Prendiamo la bicicletta e te. Sì, anche voi oggi avete deciso di partecipare alla Run for Red Cross, perché? Perché ci piace correre. Perché? Dici te, sì, perché? Sì, io perché addirittura io proprio ho deciso al momento di ieri per oggi, quindi poi a me è sempre stato sportivo, quindi ci sta tutta la corsa. Ho visto che vi stavate riscaldando un po', perché... Ci vuole, altrimenti le gambe non arrivano oltre il quinto chilometro. A una certa età un po'... può fare un po'... Allora ragazzi, siete pronti per questa gara di 10 km? Ma siamo prontissimi, nati pronti. Solitamente quanti chilometri fai? 10, non di più. Quanto tempo ci impiegherete oggi, così a grandi linee? Ma sull'oretta, dai. Sì, per stare in compagnia. Io sono più lento, un'oretta è un minuto. Perché avete deciso oggi di partecipare alla Run for Red Cross? Noi siamo dilettanti allo sbaraglio, per sbaragliare tutti. In quanto tempo farete 10 km circa? Allora, abbiamo pensato che a pranzo ci fermiamo al Molocco e quindi direi una decina d'ore. Siete allenati? Un pochino, dai, ci siamo impegnati e vediamo che risultati riusciamo a fare. Un altro volto conosciuto della Run for Red Cross, e questo è il secondo anno che partecipi? Secondo anno, sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, secondo anno ed è un'iniziativa... ottima sia sotto l'aspetto della salute, perché in effetti si fa una corsa di 10 km, ma soprattutto per l'aspetto di diciamo, vivacità e di aggregazione. A mio avviso è un momento importantissimo poter stare insieme con un fine buono, cioè quello della salute. E direttamente da Fano oggi c'è anche Mirko Carloni, la prima volta che partecipi alla Run for Red Cross? È la prima volta, per me è una bella emozione, devo dire, una organizzazione perfetta, oltre a un clima meraviglioso, quindi grazie a Pesaro, grazie per questa bellissima gara e soprattutto sosteniamo la Croce Rossa italiana. Ti sei allenato? Sono allenato, altrimenti mi facevo male oggi, però vengo da un po' di allenamento, speriamo di riuscire a finirla bene, insomma, senza nessuna ansia di prestazione, insomma. Uno, via!
Stefano Palma della Croce Rossa. Allora, sono appena partiti tutti i partecipanti a questa nuova edizione. Innanzitutto, quanti sono quest'anno? Allora, abbiamo 400 podisti circa e la camminata noi ne abbiamo registrati 350, però presumibilmente ce n'è anche qualcuno in più che è arrivato all'ultimo e si è inserito. Quindi direi un buon successo anche quest'anno, ci fa molto piacere, siamo stati fortunati anche con questa bella giornata e quindi speriamo davvero che sia una festa e un divertimento per tutti. E poi in prima fila c'erano un uomo e una donna e sono loro che corrono sempre tutti gli anni presenti. Esattamente, Ilario e Francesco sono ormai due affezionati della nostra Run for Red Cross e hanno vinto l'edizione precedente, quindi siamo molto contenti anche di avere dei corridori così forti che scelgono di essere qui con noi oggi. Ricordiamo quale sarà il percorso. Sì, esatto, allora sono partiti qui da Viale Trieste, arriveranno in fondo fino al Molo girando intorno al locale Moloco, poi prendono Calata Caio Duilio e vanno a proseguire su via Canale, la fanno tutta fino in fondo, imboccano Porta Rimini e poi da Porta Rimini vanno a risalire verso il centro percorrendo il corso e poi a sinistra in via Rossini e di nuovo li vedremo arrivare e scendere qui su Viale della Liberazione. Ci tengo a precisare questo, che le due edizioni precedenti ci hanno aiutato ad allestire l'ambulanza che potete vedere qui in piazza, l'abbiamo portata in esposizione perché ci teniamo appunto a far sapere e a dire che quello che abbiamo raccolto nei due anni precedenti è servito per l'acquisto, per l'allestimento di questo mezzo. Quest'anno c'è questo progetto, se vogliamo ambizioso, ma un progetto importante che è quello dell'idroambulanza, quindi quello che sono i fondi raccolti da questo evento li destineremo proprio a questo progetto. E anche quest'anno Francesco Tornante è arrivato primo a questa terza edizione della Run for Red Cross. In quanti minuti hai corso 10 km? Allora, oggi l'ho percorso in 34 minuti, ma è stata una gara un po' tattica con l'inizio e col secondo. Però il mio personale è 32 minuti in 10 km. Qui è sempre un piacere correre, sono le strade di casa, ma alleno tutti i giorni, conosco tutti, è un piacere perché ti chiamano in ogni metro di strada, quindi poi è un evento bellissimo e quindi sono molto contento. Davvero complimenti. Grazie. Complimenti va ovviamente alla Croce Rossa e a tutti quelli che stanno dietro, quindi è sempre un piacere. Ilaria Sabatini è la terza volta che arriva, prima chiaramente categoria donne. Sì, è una gara che mi fa piacere sempre partecipare perché comunque sia dare una mano alla Croce Rossa è una bella iniziativa. Poi è sempre ben partecipata, nonostante qui magari la cultura della corsa ancora sia un po' magari indietro rispetto al resto delle Marche, però ogni anno si cresce, è bello insomma. In quanto tempo hai corso questi 10 km? Oddio, circa non ho fermato, però mi sta 38 e mezzo più o meno, penso così. Buon punteggio, buon... Sì, cioè, diciamo che in teoria volevo andare anche più piano perché ho gareggiato pure venerdì, però poi ho trovato compagnia quindi ho preferito rimanere, sì, spingere magari un pochino di più, però ecco, correre in compagnia.